Popolo del deserto, benvenuti al Sicevean Bounce. Io sono Naib Emilio Valotti, qui per introdurvi alla saga di Frank Herbert. Questo video non è per i fedaikin che mi seguono ormai da anni, ma per quelli che stanno arrivando ora, per i nuovi Fremen che si uniscono alla tribù dopo aver visto il film, la seconda parte del film, o quelli che stanno aspettando di andare al cinema a vederlo finalmente. Ed è un preambolo di ciò che vi aspetta, perché quando ho iniziato questo progetto, questo ciclo di Dune nel 2018, grazie ai Wannabe Buddha, grazie a Riccardo che mi ha detto fallo, parlane, io ho approcciato la saga con una sorta di misticismo. Per me Dune è proprio una Bibbia fantascientifica, quindi c'era per me proprio una devozione, un timore nel trattarlo e una sorta di insicurezza che poi ce l'ho fatta superare negli anni, ma è stato un percorso che è iniziato nel 2018 con il primo video e sta per terminare. Finirà ad aprile 2024 con l'ultimo video. Ma poi, come la spezia insegna, se vi piacciono questi video, continueranno e ho in mente, come vedete qui dietro, di trattare spin-off, prequel, nonché sequel, Messia di Dune, che Villeneuve vorrebbe portare al cinema, quindi porteremo noi sul canale prima di lui. Pertanto, voi troverete sì delle analisi che all'inizio saranno un po' impacciate, poi cambierà sia la grafica, sia il montaggio che la narrazione, si spera in qualità migliore, almeno io credo che sia così. Anche all'inizio io ho un problema, ve lo dico, lo ammetto per chi non mi conosce, nel pronunciare alcuni nomi. Li pronuncio in modo tutto mio, quindi inizialmente ci saranno degli errori sia di pronuncia, sia nominativi. Tuttavia vi assicuro che se chiuderete un occhio su questi passaggi, andando avanti, i pregi saranno superiori. Errori che comunque mi hanno portato a una certa consapevolezza, perché all'inizio ero come Paul che arriva nel deserto non conoscendo Shai-Ulud, e poi man mano impara i rituali finché non lo cavalca. Ecco, io adesso, dopo anni che ho iniziato questo percorso, mi sento di cavalcare abbastanza bene il verme delle sabbie, quindi questo ciclo. Di conoscerlo non dico menadito, perché quando si parla di Dune e Frank Herbert c'è sempre da scoprire, ma in questo percorso, nei video che seguono l'introduzione di oggi, postuma rispetto a quelli registrati negli anni scorsi, troverete analisi filosofiche, spirituali, sociali, antropologiche. Tutto ciò che negli anni sono riuscito a trovare riguardo Frank Herbert e il suo bellissimo testo, primo romanzo, Dune, del 1965. Quindi auguro a tutti un buon proseguimento, un buon ascolto, lasciate un mi piace, invitate amici a unirsi a noi e se siete appena arrivati, buon ascolto per i prossimi video. Che Shai-Ulud vi protegga!